siamo in dicembre, ci sono state delle piogge molto abbondanti, il livello del fiume si è alzato molto, ora vediamo se qualche siluro è in caccia. L'acqua è molto fredda, l'attività ce n'è molto poca, comunque bisogna sempre provare, perché se non provi non lo sai. Ora cercherò di lanciare un giro d'acqua piccolo. Essendo cresciuto, il giro dell'acqua è cambiato. Quando era basso pescavo là, adesso l'acqua spinge nell'altro angolo, cercherò di pescare in quell'angolo là. È appena venuto su un pesce, non so cosa sia. Ora ci provo. Utilizzo sempre lo shad della Fox Raid, il Thunder Pro, 14 cm. Per il momento niente. Aspetto qualche minuto, poi ci riproviamo. Piccolo pesciotto.
Allora lo rilasciamo, libero come sempre. Ricordate sempre che se una cattura vi fa divertire, un pesce vi fa divertire, e lasciatelo sempre libero, importantissimo. Oggi è la seconda volta che torno in questo spot. Un attacco questa mattina c'è stato, ora ci ritroviamo e vediamo se qualche pesce torna. Niente, mi hanno fregato. Poco movimento, acqua fredda, normale. Il pesce resta fermo nel sottosponda o nei punti più fondi. Al minimo sforzo, aspetta proprio il passaggio dell'esca, quando passa la prende. Ma in questo caso ci vuole tanta fortuna. Sperare che siano stazionari in questa zona, lanciargli davanti alla bocca, proprio con lui a bocchi, che attacchi. Ma in questo caso non sono in questo posto, possono essere un po' più a valle, di profonda, e non risalgono, stanno fermi. Si riprova nei prossimi giorni, se il livello del fiume non scende troppo. Ok, alla prossima.